Permettetemi di essere orgoglioso perché la Camera di Commercio Catanzaro è la prima in Calabria come soggetto attuatore ed è importante anche perché si avvia quello che è stare vicino al mondo dei ragazzi che vogliono intraprendere un percorso imprenditoriale, quindi c'è un aiuto, no? Un aiuto iniziale sull'autoimprenditorialità. Sono davvero molto felice. Perché credo che sia uno strumento importante per poter incentivare anche le passioni, se vogliamo, le idee. Noi naturalmente come Camera di Commercio abbiamo necessità che questo percorso venga unito dalla formazione all'impiego poi concreto. La Camera di Commercio svolgerà questo ruolo formativo e sarà un ruolo di monitoraggio pure, nel senso che noi non ci occuperemo solo della nascita dell'impresa, ma faremo in modo che questa impresa venga assistita e venga mantenuta affinché possa costituire un'opportunità di lavoro duraturo e stabile. Noi come Ente Nazionale per il Microcredito siamo molto orgogliosi della possibilità di avvalerci delle competenze che la Camera di Commercio di Catanzaro ha, del ruolo istituzionale che ricopre. Il ruolo della Camera di Commercio non può che essere di ulteriore, stimolo affinché tanti altri ragazzi calabresi si possano avvicinare al mondo dell'imprenditorialità. L'innovazione sta appunto in un percorso di accompagnamento che vuole verificare la sostenibilità economica delle idee che i ragazzi hanno. Solo nel momento in cui questa sostenibilità economica viene verificata, si passa alla fase successiva che è il finanziamento. Yes Startup è un programma rivolto a giovani futuri imprenditori iscritti al centro per l'impiego ai sensi del decreto legislativo 150 ed eventualmente anche iscritti al programma Garanzia Giovani. Il percorso è totalmente gratuito per i giovani, ha la durata di 80 ore e poi prevede la possibilità del giovane di chiedere e ottenere il vero e proprio finanziamento accedendo a dei fondi che possono essere self-employment, quindi la misura dedicata del programma Garanzia Giovani, ma anche Resta al Sud, piuttosto che i fondi messi a disposizione da Ismea. Il bando è sempre aperto, quindi l'obiettivo è quello di dare ai giovani la serenità di scegliere e decidere in qualunque momento della loro vita di accedere a questo tipo di finanziamento. Sono state finanziate 600 attività imprenditoriali in tutti i settori, diciamo, previsti.